Ciao, bentornati nello sfavillante canale Anaisa Superstar. Ciao da me, dal pianista sull'oceano 900. Oggi il cantiere non fa molto rumore, ma abbiamo la pianista del piano di sopra. Oh, fino a quando sono al pianoforte, mi sta bene. Certo, sono ininterrottamente da 72 ore sempre la stessa cosa e non le viene dopo 72 ore di esercizio sempre solo su 3 battute. Però, vabbè, io apprezzo lo sforzo. E in ogni caso sempre meglio il pianoforte che flexo il flex che non flexa. Non so perché è messa storta. Si sente? Si sente? E poi da capo. Allora. Vabbè, comunque. Allora, contenuto che non faccio da una vita, non so perché, sinceramente, se tu mi dici c'è un motivo per cui tu non lo fai, no, non c'è un motivo, però sto facendo adesso. Ci ho pensato mentre ero in macchina, perché oggi sarebbe dovuto andare online un altro video che slitta la settimana prossima. Da quello che avrei capito dal titolo, svuota la spesa Lidl. In realtà non ho fatto chissà quale grandissima spesa, se proprio devo dirla tutta. Però ho preso qualcosina. Mentre ero in macchina, ritornando a casa, ho detto eppure, aspetta che faccio un svuota la spesa perché so che sarà gradito. Vi faccio vedere qualcosina che ho comprato. Ecco, sto vedendo già che nel sacchetto c'è lo shaker. Ma allora, a te mai capita che tipo vai a fare la spesa, compri qualcosa e poi dopo aver parcheggiato prendi le cose che hai in macchina e le metti nei sacchetti e ecco, lo shaker. Questo è il mio pre-workout. A proposito di pre-workout, non lo uso a ogni allenamento, devo essere sincera, lo uso di tanto in tanto quando ne sento necessità. Forse lo uso con più frequenza d'estate, quando fa molto caldo, però anche lì, non tutti i giorni. Facciamo il dalla spesa. In ordine di pescata, già vedo che c'è lui sopra, sono andata al Lidl perché l'altra sera guardando dall'applicazione ho visto che c'erano degli articoli sportivi. Io ho bisogno di nuovi leggings perché facendo crossfit mi si è plasmato completamente il corpo e quindi avevo bisogno di qualche cambio in più perché devo eliminare, ahimè, dei capi che adesso mi stanno veramente grandi e strani e mi cadono. Comunque avevo bisogno di qualcosina di nuovo. Ho visto che c'erano dei capi Lidl a 7,90 euro, più che altro i leggings. Ne ho prese due paia. Aspetta, cerco il secondo. Ne ho prese due paia, uno S che era la taglia che volevo e uno M perché era di questo colore, c'era solo lui. Tra l'altro io non so se di questo colore, che è color salvia, non so se è di adesso, ecco, forse è una vecchia collezione. Comunque ho preso la M, anche se la M Lidl a me sta grande, però ho detto vabbè, 7,90 euro va benissimo, diciamo magari. No, invece ho fatto bene a prendergli M perché ho visto adesso una cosa. No, ho fatto bene a prendergli M. Cioè, meno male che era rimasta l'ultima M, sono piccolini. Sono di quelli con il tessuto un po' più piccolino. Però mi piace perché sto vedendo che sono stretti nella parte superiore, così almeno stanno fermi. Perché altri leggings che ho, sempre questi Lidl che costano molto poco, mi stanno sempre molto grandi di cinto. Proprio mi cadono, mi si arrotano, mi si fanno le grinze e passo il tempo a alzare sti leggings. Carini, mi piaceva moltissimo il colore, sto vedendo che hanno una cosa al fondo così. Non è il mio fondo preferito, però va bene lo stesso. Per 7,90 euro sono carinissimi, mi piacciono un sacco. Ho fatto bene a prendere gli M questi, mi hanno di fortuna, e se non sarebbero andati bene. Poi ho preso questi sono di adesso, che sono quelli che ho visto all'applicazione. Allora, mentre li apro e mentre suonano sempre la stessa identica cosa, stiamo arrivando a 73 ore, devo dire una cosa. Allora, guardando un po' l'applicazione, visto che c'erano anche dei top sportivi da usare come reggiseni, gli ho dato uno sguardo, non li ho presi perché non mi piacevano, erano cuciti malissimo. E poi non avevo neanche un minimo di coppa, niente, no. Tra l'altro erano cuciti veramente male, quindi quelli bocciati. Questi sono S, mi stanno bene, cioè per dirti, guarda, questa è una S e questa è una M. Ti metto una sopra l'altra per farteli vedere, ok? Verde M, nero S, ok? Per dire questo.
Lidl, diciamo come leggings con poche pretese, non ci si deve aspettare una grande compressione, non ci si deve aspettare una grande performance, non ci si deve aspettare moltissimo. Per 7,90€ vanno bene. Io li chiamo i leggings chewing gum. Le presente quando mangi una chewing gum che quando la mastichi dici che è buona questa chewing gum ed un pochettino perde sapore? Ok, per me i leggings Lidl sono leggings chewing gum. Mi piacciono, mi trovo bene, però non durano nel tempo e soprattutto dipende un po' dal modello, cambia completamente la vestibilità, cioè non puoi prendere sempre la stessa taglia. A sto punto forse era meglio che io avessi trovato una L di quelli verdi, però va bene. Per quanto riguarda invece, ti stavo dicendo i reggiseni, i top sportivi, no, per me quelli che c'erano adesso non sono quelli che preferisco. Il problema delle coppe, tra virgolette, si può ovviare, non era quello il problema, perché li avrei tolti da un vecchio reggiseno e li avrei messi, quindi non era il problema coppa quanto il problema proprio della forma di come era strutturato il reggiseno sportivo di questa tornata lì, diciamo. E poi come era cucito? Era cucito malissimo, cioè obiettivamente si vedeva proprio che non mi piaceva. Allora, le mie amate noci, perché a colazione ho le noci, non solo le noci, ho diverse cose tra cui le noci che mangio con veramente moderazione, infatti ne mangio un po' meno di quanto ne dovrei mangiare, anche gli spuntini, stessa cosa per adesso anche con le mandorle, perché purtroppo da quando sono dimagrita sono avuto tutta una serie di problematiche che io non avevo mai avuto, tra cui anche con la frutta secca, mi si riempie se ne faccio abuso, che poi per abuso è un pugnetto in più, ecco. Mi si riempie tutto il viso e parte del collo di piccole bollicine sottocutanee, quindi evidentemente qualcosa mi dà fastidio. Però se le mangio con moderazione non mi succede niente. Non rido perché qualcuno mi prende in giro e dice ti compri il pane di papera. Allora, io amo l'insalata tagliata così piccolina, piccola, piccola, piccola. Solitamente non la faccio io, compro l'insalata e me la faccio io. Però ogni tanto al Lidl prendo la busta e ci sento una soddisfazione così piccola. Mamma, mi piace da morire. Giuro, la adoro. Vabbè, allora la uso anche per condire le piadine, per esempio, no? Però quanto mi manca così a mangiare con la forchetta insalata, io la adoro, ok? Questa è mista sottile. Proprio io la amo, ragazzi, la amo. Costa pure poco, costa 89 centesimi, non so del genere. Poi, allora, secondo me c'è di meglio, ma non sono male, tanto che le compro, ne ho prese due, così le mangio in questi giorni, che vanno bene per la quantità che devo consumare io per pranzo, le mozzarelle senza lattosio. Devo dire che riesco a digerirle, perché ho sempre 2000 problemi per digerire cose, ecco. Mamma mia, una cosa incredibile, giuro, da quando sono dimagrita, io tutti questi problemi prima non li avevo, da quando sono dimagrita c'è da dire anche, sono cresciuta e quindi cambia anche il corpo, comincio ad avere dei problemi con tanti alimenti. Allora, le mozzarelle senza lattosio le mangio, sempre con la famosissima attenzione di qui sopra. Devo dire, non mi fanno niente, non mi fanno neanche gonfiare tantissimo, perché per esempio se mangio, per esempio, senza pensieri, un gelato con panna, comincio a gonfiare e comincio a stare malissimo, per esempio. Tanti gelati sono a base latte o a base panna, e quindi mi fanno stare proprio male, cioè posso tornare a casa, ecco. E ho molti, molti problemi per un paio di giorni dopo. I prodotti senza lattosio, sì, li consumo, mi piacciono. Queste mozzarelle non sono affatto male. Preferisco le Santa Lucia, però queste non sono male. Poi i miei amati cipollotti, aspetta che apro la confezione, io li amo, raga, li amo, mamma mia, in tutti i modi, affrittata, insalata, io, guarda, io li amo, mamma, mi piacciono da impazzire. Questa, cipolla fresca, cipollotti, chiamatele come volete, non mi fate rientrare nel tunnel di come si chiamano sti cosi, li amo troppo, ne mangerei chili. Non sto scherzando, tra l'altro io utilizzo pure la parte verde, attenzione, ci faccio delle frittate con quella verde, prova, non la buttare, la lavi, la tagli, la fai a pastino un po' in padella, metti le uova, un po' di parmigiano, io aggiungo anche, viene una frittata troppo buona. Però ricordiamoci tutti che io sono una cipollara, io la cipolla la mangerei in tutto
tutti i modi. Mamma mia, la cipolla. Ah, in America l'ho mangiata fritta. La fanno anche qui, panata e fritta, no? Mamma mia, ma cosa? Illegale, cioè era troppo buona. Andiamo avanti. Quando li vedo non resisto, presso i blueberry, i mirtilli. Non resisto. Ho preso la vaschetta grande perché io ne mangio tantissimi. Tra l'altro fanno pure bene la circolazione. Io li adoro. Non faccio per adesso centrifughe. Allora, magari poi lo affrontiamo un altro giorno questo argomento. Con il CrossFit si cambia completamente l'alimentazione. Se prima mi facevo qualche centrifugo di tanto in tanto, diciamo che cambiando completamente stile di vita, per adesso io negli ultimi mesi ho dovuto fare. Ho cambiato sentiero, ecco. Non faccio centrifughe, ecco, però vado di frutta così. Io vado pazza per i mirtilli, pazza. Lois, per esempio, non li ama tanto perché a Lois piacciono i lamponi. Lois, se vede da lontano una vaschetta di lamponi, si avvicina e tipo: io sono tutti miei. Però la mela, da 1 euro al chilo, il pezzettino di mela, a Lois fa schifo. Proprio la dovresti guardare in faccia, fa. I lamponi ci piacciono, ecco. Suggerisco la puccia salentina del Lidl, ha dei buoni ingredienti. Sì, a me dà soddisfazione. La mangio spesso a pranzo, perché al posto della pasta. Perché io sinceramente non amo tantissimo la pasta, quindi se la posso saltare la salto volentieri. Quindi mangio il pane o il riso. Di tanto in tanto non ti nascondo e mi faccio la puccia, la faccio alla piastra, che buona. La prima volta che le preparo faccio delle storie su Instagram e te le faccio vedere. Troppo buona. Ma anche col parmigiano e pomodoro. Parmigiano tagliato, io compro il pezzettone di parmigiano, lo taglio proprio sottile, 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 faccio uno strato, fettine di pomodoro, origano, un filo d'olio e lo piastro. Costano poco e hanno degli ottimi ingredienti, guarda. Di quelle cose comode da tenere in casa, ecco. E ti faccio vedere che ho comprato. Allora, non l'ho mai presa quella del Lidl, non la conosco. Però ho preso un'insalatina di mare. Non lo so, da palermitana un po' mi vergogno a comprare questa cosa di Lidl. Ci avete ragione se mi rimproverate. Però, un attimo, ti squilla il telefono alla casa del sindaco. Allora, dicevo, da palermitana mi sto vergognando un po', me ne rendo conto. Però, siccome gli ingredienti non sono male, l'ho presa. Niente, mangio a pranzo perché era in offerta, quindi vuol dire che sta scadendo. Quando scadi, c'hai ragione. Cioè, se mi senti lamentare del cannolo surgelato del Lidl e mi dici: però tu ti sei comprata l'insalata di Amara al Lidl, c'hai ragione. Quindi lo so, mi ha fatto simpatia lì per lì. Adesso ho qualche ripensamento. Sinceramente, va bene, costava poco, era in offerta. Me la mangio a pranzo. Va bene, non parliamo più dell'insalata di mare. Mamma, chiudi questo video, ti prego, non mi rimproverare, c'ha ragione. Va bene, chiudiamo questo video con un attimo della vergogna. È stato bellissimo stare in tua compagnia. Mi scriveresti cosa prendi tu al Lidl? Magari io non sempre ho tanto tempo di stare lì a curiosare, però se certe volte io ho il suggerimento vado a cercare, devo essere sincera. Quindi scrivi. Scrivi che io sono sempre interessata a provare qualche cosina di nuovo. Spero che il mio video sia piaciuto. Se ti va, iscriviti. Se ti va, lascia un like. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!